ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Sembra un weekend agostano quello sulle spiagge di San Benedetto del Tronto, di certo per le temperature che con l'anticiclone Hannibal hanno fatto impennare il termometro sopra i 30 gradi. Ma la brezza marina e l'acqua ancora fresca rendono la riviera il luogo ideale per trascorrere la domenica. Sorridono quindi i concessionari di spiaggia che vedono partire la stagione con il piede giusto. Beh, la stagione quest'anno si prospetta molto bene. Già abbiamo avuto quella, la precedente, no? Quella dell'anno scorso, quella Covid, che non è andata così male come si pensava. E quest'anno si sta ripetendo il successo, insomma, sarà un'estate sold out. Sicuramente raggiungeremo il massimo della capienza, insomma, della possibilità di ospitare i turisti. C'è già un rischio di non avere disponibilità. Ecco, in molti stabilimenti balneari abbiamo raggiunto appunto il massimo. E nella prima estate post pandemica, senza le restrizioni Covid, negli chalet c'è ancora più voglia di stare insieme e divertirsi. Beh, speriamo di avere innanzitutto un po' più di relax e meno pensieri rispetto all'anno scorso. Speriamo, ecco, di non avere più cattive notizie, di non avere più lockdown particolari e con i nostri amici speriamo, ecco, di essere sempre più rilassati. Io, quest'anno secondo me la parola d'ordine è relax. Eh beh, questo caldo pieno di gente va benissimo, meglio di così? San Benedetto, città stupenda, meravigliosa. Inizia la grande, il tempo bellissimo, mare stupendo e adesso iniziamo la serie di aperitivi che ci accompagnerà per tutta l'estate. Il bagno, ancora l'acqua un po' freddina per il bagno, però non possiamo che migliorare. Uniconeo la chiusura del lungomare per la gara podistica Corri Martina, che oltre a creare problemi di parcheggio ai pendolari, ha visto rimuovere dai vigili ben 26 auto di automobilisti sbadati.